Ricca di montagne, colline verdi, coste rocciose e lunghe spiagge sabbiose, la Sardegna è nota per la varietà dei suoi ecosistemi. Grazie al clima mite, ai paesaggi incontaminati, alla purezza delle acque marine, l'isola attira ogni anno un gran numero di turisti. Che meraviglia! Sarebbe bello passare un fine settimana in Sardegna. È un posto stupendo. Questo fine settimana sono libero. Che ne dici di partire? Sarebbe bellissimo. Faccio un salto in agenzia di viaggi per vedere se hanno delle offerte. Buongiorno. Buongiorno, io e la mia ragazza vorremmo passare il fine settimana in Sardegna. Avete delle offerte? Preferite viaggiare in traghetto o in aereo? Quanto tempo impiega il traghetto ad arrivare ad Olbia? Per prima cosa dovete prendere il treno da Roma per arrivare a Civitavecchia. E poi al porto di Civitavecchia vi imbarcate sul traghetto che vi porterà ad Olbia in 7 ore. Ok, quindi circa 9 ore in totale. Sì, esatto. Invece con l'aereo? Ci sono dei voli diretti giornalieri dall'aeroporto di Fiumicino e durano poco meno di un'ora. C'è un treno che collega il centro di Roma con l'aeroporto. Sì, è l'opzione migliore visto che abbiamo solo un fine settimana. Quanto costa il biglietto aereo? Quando vorreste partire? Vorremmo partire questo venerdì mattina e tornare lunedì mattina. Vediamo. Abbiamo un'offerta che include il bagaglio in stiva per 250 euro, andata e ritorno per persona, quindi in totale 500 euro. Bene, per quanto riguarda la sistemazione in albergo, avete delle offerte? Vediamo. C'è il Grand Hotel Olbia, 4 stelle, vicino al nuovo porto turistico, a soli 30 minuti dalle famose località turistiche di Porto Cervo e Porto Rotondo. Una matrimoniale vista mare per 3 notti in questo periodo di bassa stagione viene 550 euro, colazione inclusa. Non male, ma c'è qualcosa di più economico? Abbiamo l'hotel Mare Chiaro, proprio nel centro di Olbia, un 3 stelle. Offrono una camera matrimoniale per 3 notti a 230 euro, mezza pensione. Bene, come possiamo arrivare dall'aeroporto all'hotel? L'hotel offre il servizio di bus navetta da e per l'aeroporto. Oppure potete prendere l'autobus che vi porta in centro città. Le ricordo che dovete pagare la tassa di soggiorno una volta arrivati. Sì, certo. Per quanto riguarda le cose da fare ad Olbia e dintorni, cosa ci consiglia? La città è ricca di storia, quindi vi consiglio di dedicare una giornata a visitare i monumenti e siti archeologici. Ci sono delle guide locali che organizzano visite guidate del centro storico.
Potrete chiedere gli orari all'ufficio informazioni turistiche. Potreste poi noleggiare una macchina e andare a visitare il Golfo degli Aranci, fare un'escursione nel parco naturale. La Costa Smeralda offre molte spiagge incontaminate, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Molto bene, grazie. Allora prendo i biglietti aerei e prenoto l'hotel. E tu, sei pronto per prenotare la tua vacanza in Italia? Se ti è piaciuta questa lezione, lascia un like ed iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!